Sono partiti i lavori per risolvere le criticità causate dalla frana in via Val di Castello. Gli interventi interessano i tre versanti di via Casone, Strettoia, dove il cantiere procede spedito, e Colle di Mingo, nella frazione di Castello, per riaprire una via di accesso all'abitato. Per garantire la viabilità in sicurezza, la gestione commissariale aveva optato per l'installazione di geoblocchi per stabilizzare il terreno franoso e per il senso di marcia alternato. Si tratta di problematiche presenti sul territorio da mesi, spiega il sindaco Alberto Giovannetti, in alcuni casi da un anno. Metteremo in sicurezza questi versanti e lo faremo cercando di ridurre i tempi per riconsegnare alla comunità strade sicure. Il comune investirà circa 52.000 euro per gli interventi in località Bugliola, tra pulizia, decespugliamento e realizzazione di ancoraggi. Sono in corso le indagini a Colle di Mingo. Il borgo è oggi irraggiungibile anche dai mezzi di soccorso. L'obiettivo immediato da parte dell'amministrazione è quello di riaprire la strada per rendere accessibile il borgo ai mezzi di emergenza, vista anche la presenza di anziani, e iniziare le analisi sul terreno. I risultati saranno poi elaborati dai tecnici, spiega l'assessora ai lavori pubblici Francesca Bresciani, che avranno il compito di predisporre un progetto e indicarci la strada migliore per mettere definitivamente il versante in sicurezza.